Poche parole per parlarvi di Barry Johnson, che è Executive Vice President ABC Studios, e vi parlo velocemente della sua veramente brillantissima carriera. Lui nasce come, ecco così è molto meglio, nasce come producer circa 20 anni fa, è di New York e ha fatto esperienza in produzione in posti molto molto prestigiosi. Vi dico solo qualcosa di cui è stato protagonista: 6 stagioni di Sex and the City, è stato uno dei coautori e dei protagonisti di My So-Called Life, è stato dietro gli show di ABC da 7 anni a questa parte e, cose che poche persone sanno, ha vinto anche un Oscar nel 1996 con un piccolo short che era un pilot di ABC Failed che si chiamava My Diary. Ha vinto l'Oscar come miglior short per gli Academy Awards, quindi questa è una cosa molto molto importante. Ma la cosa più importante sua, oltre al fatto che ha lavorato in DreamWorks con George Lucas, al fatto che è presidente di uno degli studios più importanti della nostra americani, è che fondamentalmente è una persona che lavora nella produzione da quasi 20 anni, e quindi ed è stato il primo nell'industria, nella storia dell'industria televisiva americana, che è stato nominato da capo della produzione degli studios a capo degli studios. Non esiste un precedente simile. Io credo che siano abbastanza credits per introdurlo, gli lascio la parola, è veramente un grande onore, un grandissimo piacere per noi poterlo ascoltare, Barry Johnson. E Fiammitta sarà la sua interprete. Good afternoon everyone, thank you for joining us. Can you guys hear me back there? Or do I need the microphone? Riuscite a sentirmi da dietro o devo usare il microfono? Microfono. Hello. In a few moments I'm going to talk a little bit about the importance of sound. Some of you may have noticed the reel that you just saw played silently, but I'm going to tell you why it's better to have the sound than in silence. Parlerò dell'importanza del sonoro. Alcuni di voi si saranno accorti che quello che abbiamo visto prima è partito in silenzio, ma io credo che in effetti sia meglio avere il sonoro di solito. ABC Studios is being honored this evening with the Roma Fiction Festival Award for Industry Excellence. The purpose of the award is to honor the studio for its body of work. It's very unusual. We're very grateful and honored to receive it. Questa sera ABC Studios riceverà un importantissimo premio di eccellenza dal Roma Fiction Fest. Riceve un premio per tutto il lavoro svolto finora, è un premio molto inconsueto e quindi siamo davvero onorati di riceverlo. I like talking really fast and without interruption or sometimes even breathing, so this is a very interesting experience for me. A me piace parlare velocissimo e di solito neanche respiro, quindi questa esperienza di questa continua interruzione è molto interessante per me. Each year ABC Studios produces about 400 episodes of television and an additional 20 pilots. I'm going to try to share with you today our thoughts about our creative process. What are the important attributes of our form of storytelling, and what is quality, what does it mean to us, and how do we achieve it? ABC produce 400 episodi televisivi e moltissimi episodi piloti, e quindi io parlerò adesso di quale sia il processo creativo, quali sono gli attributi più importanti di questo processo creativo, della narrazione delle storie e come cerchiamo di raggiungere i nostri risultati. But first I'm going to cheat, because I just want to let everybody know, I just want to ask everybody a question. How many people here have heard of or watched a show called Lost? Allora, però prima voglio fare un trucco. Quanti di voi hanno I can't hear you. I want to hear you. How many? Ho sentito nominare Lost. Vi voglio sentire però. We have a little goodie at the end of the presentation. Anyone who remains in the room or awake through my presentation gets to watch. C'è una piccola sorpresa alla fine. Chiunque rimane in sala alla fine o rimane sveglio durante la mia presentazione avrà una piccola sorpresa alla fine. Vedrà qualcosa. This gentleman didn't make it very far. Questo signore non andrà molto lontano. Bene. Hello. Okay, so seriously, at ABC, the first step for us in each year is our development process. And development is fielding ideas for new shows from writers and producers. What they're attempting to do is pitch us their ideas,
The pitch is the setting, the characters, and an example of how each episode story will unfold. You wanna? Or I can keep going. Allora, no. Allora, ABC. Il primo passo verso la realizzazione è lo sviluppo naturalmente degli episodi. Quindi lo sviluppo si tratta di andare a cercare nuove idee per nuovi show, nuove serie, e quindi trovare, sentire nuove idee dagli autori e dai produttori che ci fanno un pitching. Il pitching ci dice quale sarà l'ambientazione, quali saranno i personaggi e come saranno costruiti i singoli episodi della storia. We're hearing ideas now, right now this time of year, July, August, September, for new shows that would be premiering a full year later. So right now we're beginning our development process for potential new series that will go on the air in September 2011. Proprio in questo momento stiamo ascoltando e raccogliendo nuove idee, adesso luglio, agosto e settembre, per programmi che poi andranno in onda un anno più tardi. Quindi adesso stiamo sviluppando i progetti che si vedranno a settembre 2011. We want to make great shows. That's the most important thing. We love television, we love making it. We want to make shows that people are going to love watching as well. While we want to continue producing shows like Grey's Anatomy, Medical, Serial, Desperate Housewives, Primetime Soap Opera, Criminal Minds and Castle, procedural shows. We also want to make sure that in our development process we have an open mind, a creative open-mindedness to big event shows that are innovative, unexpected, and grand, epic in the form of Lost. We want to make sure that we, as much as we're looking for shows that might fit into conventional modes, that shows like Lost can continue to be part of our programming lineup. I'm making her work very hard today. Noi vogliamo fare dei programmi strepitosi, grandi, perché amiamo la televisione e vogliamo fare dei prodotti che la gente adori guardare. E quindi, oltre a continuare a fare serie che conoscete come Grey's Anatomy, serie Medical, Castle, Desperate Housewives, e soap opera per il prime time, Criminal Minds, oltre a tutto questo però puntiamo anche a fare dei grandi show innovativi, inattesi, delle cose epiche come è stato Lost. Quindi programmi come Lost rientrano sicuramente nel tipo di programma che vogliamo continuare a fare in futuro. So with our, as our creative process starts, we've attempted to describe certain creative attributes that we consider in everything we do. In totality, these creative attributes result in the quality shows that we provide for you guys to watch. I'm going to share with you what some of our thoughts are. I understand that they're a bit esoteric. It's very difficult to put creative thought into, to confine it in any way. These are attributes that they're meant to be suggested. They're not rules in any way. So I'm going to explain a few, but I'm going to let everyone catch up to me. Quindi il nostro processo creativo, noi consideriamo alcuni attributi, alcune condizioni che secondo noi appunto garantiscono poi la qualità degli show e quindi sono le cose che noi vi forniamo. Certo, il nostro pensiero può essere definito quasi esoterico, cioè è molto difficile confinare o cercare di definire il pensiero creativo, quindi quello che adesso vi racconterò è semplicemente un suggerimento, non ci sono regole naturalmente, quindi ognuno può seguire come e quando vuole. It all starts with great stories. That's the most important thing. Great stories, compelling characters and people, and powerhouse programs that matter. Shows that are highly relatable, that we all can watch and feel that in some way they're part of our lives or they inform the way we're living, they inform the way we're feeling, the way we're thinking. E tutto inizia con delle grandi storie, quello è proprio il primo passo, delle storie che coinvolgano, dei personaggi che coinvolgano assolutamente, che trascinino il pubblico e delle ambientazioni e dei pensieri appunto che sostengano poi tutta la storia che arrivino al pubblico. I'm going to help you out here, I'm going to stand next to you and you can read, you can look over my shoulder and you'll know what I'm saying. Okay, so here are some of the important, I'm not doing this all day, just for right now. So, here are important attributes.